Ciao ragazze, allora, nuovo video in collaborazione con Makeup Gin 18, ovvero Ginevra ed Eleonora Manni. Mando un bacio a voi ragazze, grazie per questa collaborazione. Come potete leggere dal titolo, sono i top del 2012, ovvero tutti i prodotti che abbiamo preferito nel 2012 e che ci sono piaciuti particolarmente. Sono diversi prodotti, ho inserito insomma i prodotti che mi hanno particolarmente colpita e che ho utilizzato un po' più spesso, cioè ho utilizzato spesso. Ci sono anche altri prodotti che mi sono piaciuti, però non ho inserito perché comunque ho voluto inserire quei prodotti davvero top che non ne posso fare a meno e che mi sono piaciuti davvero tanto. Mi hanno, non lo so, mi hanno entusiasmato, come, non so come spiegare. Allora, inizio subito col farvi vedere i prodotti perché ne sono davvero tanti e non vorrei, insomma, arrivare a 40 minuti di video. Allora, voglio iniziare con le basi. Per viso ed occhi. Allora, come base viso, mi è piaciuta molto questa di Catrice, la Prime and Fine. Non l'ho utilizzata, l'ho utilizzata abbastanza. Questa qui non la utilizzo molto per il semplice fatto che è abbastanza siliconica, però se avete un'occasione particolare e volete che il vostro trucco vi dura a lungo, io vi consiglio questa qui, è un'ottima base e l'unica pecca insomma è il packaging perché è un pochettino scomodo, come vi ho detto anche nei preferiti se non sbaglio di dicembre, e la composizione perché è silicone puro, però permette insomma di far durare di più il trucco. Un'altra base che mi è piaciuta molto e che conservo tipo reliquia è la Mineral Primer di Young Blood, questa marca qui, che ho acquistato al Cosmoprof in un set di campioncini. Ho trovato questa base qui, è in gel ed è a pompetta ed è ottima perché è una base levigante. Infatti, una volta applicata avete il viso molto molto liscio e permette una stesura del fondotinta davvero ottimale. Non la utilizzo molto perché ho paura che mi finisce, anche perché insomma è un campioncino da 5 ml, non è molto, ed è arrivata qui come potete vedere. Però è la mia preferita in assoluto. Come base occhi, mi sono trovata molto bene con questa qui di Essence, la Love Stage, che insomma è inutile soffermarmi più di tanto. E sto provando questa qui della Kiko, la E-Base, che ho ricevuto come regalo da mia sorella per Natale. E devo dire che è molto valida, mi piace perché permette anche di coprire le discromie della palpebra, quindi è una base anche uniformante per la palpebra, tipo questo qui di Essence. Il costo non lo so perché è un regalo, ha 10 ml di prodotto, quindi c'è abbastanza prodotto e ne basta davvero, davvero pochissimo. L'ho utilizzata per realizzare questo trucco e qui sopra dice che esalta anche i colori e devo dire che non mi dispiace come base. Quindi, come basi sono queste qui, le mie preferite di quest'anno. Ragazzi, scusate per la voce, ma sto raffreddatissima. Come cipria, vi segnalo soltanto questa qui della Elf, la Complexion Perfection, perché è l'unica che mi ha colpito in positivo, non si avverte sul viso, è trasparente, anche se come potete vedere è colorata, questi riquadri colorati che servono ad uniformare l'incarnato. Mi piace perché è trasparente, fa durare a lungo il trucco e non si avverte sul viso, è molto leggera e molto sottile come texture. Mi piace particolarmente, infatti, quando la finisco, insomma, la ordinerò alla Elf perché merita davvero. Si può anche notare che è la mia preferita con questo tipo casina si è fatta, non so se avete notato. Anzi, sembra la casa dei Puffi, più o meno la forma, non so se avete notato. Va bene, bando alle stronzate, scusatemi il termine. Poi, come correttori, allora, mi ci sono trovata bene con questi tre correttori. Questo qui è della Wet n Wild ed è la rotellina dei correttori. Il mio preferito, come potete vedere, anche perché è abbastanza scavato, è questo qui marroncino, copre bene l'occhiaia e.
abbastanza, nonostante è cremoso come prodotto, non entra nelle pieghette e questa cosa mi piace molto. E rispetto, insomma, alla rotellina di correttori che fa Essence, se non erro, sì, Essence, perché ce l'avevo anch'io, è nettamente superiore. L'ho pagata un po' in più, però è perché mi hanno solato in Grecia, perché costa in meno, mi ha detto, se non sbaglio, Maria Luisa, la cremuccia su YouTube. Ne vale la pena acquistarla rispetto ad Essence, perché la qualità è superiore. Ed è la rotellina della Wet n Wild Cover All Concealer Palette. Ed è questa qui, si è cancellata la scritta, però vi assicuro che è davvero buona. Anche gli altri tre correttori sono validi. Poi, ovviamente, come non inserire nei top del 2012 lo Stay All Day Concealer di Essence, il 16 ore, l'ho ricomprato e lo ricomprerò ancora, anche perché questo qui mi è quasi finito, e ve lo straconsiglio perché è davvero, davvero valido come prodotto. L'ho ricomprato per una seconda volta, mi piace, non entra nelle pieghette e funge anche da illuminante. Sotto da illuminante, insomma, nella zona dell'occhiaia, insomma, non mi viene il termine, scusatemi. Quindi anche un prodotto illuminante, oltre che correttivo, e ha un costo davvero irrisorio, tipo di 2,49 euro, più o meno il prezzo è quello. Ed è il 16 ore concealer, io ho il 10, il natural beige. Poi sto provando questo correttore di Kiko, il Natural Concealer. È davvero piccolino, l'unica pecca di questo correttore qui. È un regalo, non so quanto costa, però è molto buono. È quello che ho adesso e devo dire mi ci sto trovando davvero bene. L'unica cosa che ho notato è che è davvero pochissimo prodotto rispetto allo scatolo. Lo scatolo era tipo così, poi sono andata a vedere e vi esce un cosettino così. Vi dico subito gli ml se ci sono. Ha una scadenza di 18 mesi ed ha 3,8 ml di prodotto, davvero, davvero pochino. Il prezzo non lo so, però è davvero poco come prodotto. Il prodotto è buono, però qualità-prezzo, secondo me tipo gli standard di Kiko dovrebbe costare tipo 7-8 euro. Un correttore che è 3,8 ml di prodotto, secondo me non ne vale tanto, tanto la pena. Mi ne sono andata per un'idea per il prezzo, perché obiettivamente non lo so. Poi passiamo ai blush e vi faccio vedere insomma quelli che mi sono piaciuti di più in quest'anno, mi sono piaciuti di più nel 2012. Allora, adoro questo blush di Kiko, questo qui cremoso, ed è lo 02 Rich Rose, ed era una edizione limitata, in questo momento non mi ricordo quale, ed è questo bellissimo colore, ve l'ho già fatto vedere in qualche altro video, ed è davvero ottimo, è super resistente, vi dura davvero tantissimo tempo, e non so se Kiko ce li ha ancora, ma penso di no, perché era un'edizione limitata. Tipo di novembre, perché l'ho comprata qualche giorno dopo il mio compleanno e c'era. Non so se magari in svendita li rimetterà, però davvero ottimo. Poi promuovo questi blush della Crema Minerals Luxe perché sono rimasta sconvolta dalla loro scrivenza e dalla loro pigmentazione e dalla durata, perché davvero mi durano tutto il giorno. Io sinceramente sono molto scettica nei confronti dei prodotti minerali e questi prodotti qui di questa azienda mi hanno scioccata, in positivo ovviamente. Crema Minerals Luxe. Tra l'altro ho controllato sul sito e danno la possibilità anche di acquistare questi mini campioncini come me ne hanno inviati a me a 1,95 euro. Quindi se volete provare, per dirvi un colore, comprate questa giarrettina piccolina qua a 1,95 euro. Almeno valutate bene il prodotto prima di acquistare il full size. Poi 1,95 euro comunque qui sono 0,5 grammi di prodotto e
ne basta davvero tanto perché è super scrivente. Questo qui che è il Rouge Prairie Rose. Spero che me lo metti a fuoco, sì. Il Rouge Prairie Rose. Comunque sono abbastanza scriventi, vi dureranno un sacco. Poi un altro prodotto che mi è piaciuto è questo blush della Flormar, questo colore naturale, molto luminoso e super scrivente, è infatti abbastanza scavato, non so se si nota. L'ho acquistato al Cosmoprof e mi ha colpito subito appena l'ho visto ed è tra i preferiti del 2012. E lo stesso vale per i blush della Physian Formula, questi qui della linea Happy Booster, perché sono davvero molto belli, molto luminosi. Questo è un colore, ma ne ho altri due. E mi ci sono trovata davvero, davvero bene. Vedete come sono luminosi e scriventi. Mi piacciono molto i prodotti della Physian Formula. In generale, è davvero una marca di qualità. Poi, come bronzer, mi ha colpito sempre questo qui della Happy Booster ed è sempre della linea, come si dice? Della linea Happy Booster e utilizzo insomma questo qui come bronzer pur avendo altri bronzer, preferisco questo qui perché pur essendo sembra tipo satinato, in realtà è matte sul viso e mi piace insomma di più. Poi, come fondotinta, allora, come fondotinta, come non citare il Photo Finish della Catrice che mi ha colpito particolarmente, lo utilizzo spessissimo, infatti si può notare, mi è piaciuto tanto, è molto cremoso, idratante, se non sbaglio, l'ho inserito anche nei promossi o nei preferiti di dicembre insieme al Wake Me Up di Rimmel. Sono i miei due fondotinta preferiti e penso che si nota anche dalla confezione che sono abbastanza utilizzati. Non dico nient'altro perché già ve ne ho parlato in un video scorso. Poi, come scoperta, insomma, come una piacevole scoperta è stato questo fondotinta della Mediterranea, perché all'interno ha anche il primer, quindi io lo considero un prodotto davvero molto pratico e buono di qualità. L'ho provato e mi ci sono trovata davvero bene, molto leggero sul viso, ha una bassa medio copresa e all'interno c'ha anche il primer, quindi vedete, questo è il primer. Poi se mi esce il fondotinta ve lo farò vedere. Ecco qua. Insieme primer e fondotinta, quindi è molto molto comodo anche da viaggio come prodotto. Io ho la tonalità biscotto, sembra scura, ma sulla mia pelle è proprio insomma il colore della mia pelle, se ben steso. Ora vi faccio vedere, me ne è uscito un sacco di primer. Questa insomma è la tonalità biscotto, proprio il colore insomma della mia pelle. Io pensavo che era scuro, invece non lo è. Un altro prodotto che mi ha stupito in positivo è la BB Cream di Essence. Questa qui è quella media scura, che ho utilizzato tantissimo quest'estate perché è molto leggera, non si avverte molto, non si avverte sul viso e non, la cosa importante, non mi faceva sudare. Quindi avevo insomma il viso uniformato con questa BB Cream qui, era molto leggera, non si avvertiva e mi è piaciuta, devo dire la verità, e fa parte della linea Essence My Skin. Eccola, ha un buonissimo odore di pesca, tra l'altro, mi sono dimenticata di dirvi, e ha un prezzo davvero basso, sinceramente mancava un prodotto del genere all'interno della linea di Essence, quindi è promossa per è il top, è un top del 2012. Ragazzi, scusate, io mi vado a soffiare un attimo il naso, non mi faccio vedere perché faccio schifo.
adesso vi faccio vedere i mascara. Sono diversi mascara. Allora, ovviamente il Pupavampo, che mi ha colpito tantissimo come mascara e mi sta per finire, ma lo andrei a ricomprare all'infinito. Ha un costo di 9 euro e qualcosa, ma li vale tutti, anche all'interno delle fibre che allungano le ciglia in maniera smisurata davvero, ed è straconsigliato, lo fa in nero e anche in altre colorazioni. Poi sto provando il Black Ace Black Multi Action di Essence e mi ci sono trovata bene. È questo qui che vedete, che ho indosso e devo dire mi sta piacendo molto. Mi fa piacere perché ho quasi finito quello lì, l'ho aperto, non riuscivo più a resistere e merita di essere promosso e merita insomma i top del 2012. Merita tutti. Tra l'altro, ho notato che hanno anche cambiato la formulazione perché tende a non sgretolarsi, mentre quello lì rosa, passato un po' di tempo, si sgretolava. Questo qui nero, ieri sera l'ho usato. Ho notato che non si sgretola, rimane così com'è. E mi è piaciuto come cosa, anche perché tutte le fibre qui sotto mi danno un fastidio assurdo. Ovviamente, le Love Extreme. È uno tra i mascara che ho preferito in quest'anno, cioè nel 2012, e ve lo consiglio. L'unica pecca magari è che può avere lo scovolino un po' grande, però ci si riesce tranquillamente con un poco di attenzione in più e fa delle ciglia davvero super voluminose. Un altro prodotto top che mi è piaciuto e che mi sono pentita di non aver comprato altri giornali è questo mascara di Chanel, l'Inimitable Intense, che uscì in un giornale, non mi ricordo quale. Uscì questi campioncini qui della Chanel, se non sbaglio vi ho fatto anche il video perché così potevate andarvelo a comprare anche voi e mi ci sono trovata davvero bene, fa delle ciglia super lunghe, separate, definite, non le appiccica, non le indurisce come mascara, non indurisce la ciglia come mascara e mi è piaciuto tanto. L'unica pecca di questo prodotto qui è il prezzo che voglio dire, Chanel si sa è abbastanza costosetta. Poi, come eyeliner, tra i miei preferiti troviamo il classico gel eyeliner di Essence, il nero, che non ha una fine, si può dire. Poi, questo qui della Physian Formula, in particolare il marrone, perché è lo stesso colore delle mie sopracciglia e riesco a farmi le sopracciglia belle definite come piacciono a me, quasi effetto finto, lo so, però io adoro, insomma, le sopracciglia tatuate, come ce le ha per dirvi mia Gnappetta, io li adoro, solo che costa abbastanza, quindi l'unico prodotto che mi può dare questo effetto qui è l'eyeliner. E io utilizzo questo qui della Physian Formula per rifarmi le sopracciglia. E un altro eyeliner che mi è piaciuto tantissimo è questo qui di Debbie, che l'ho comprato per Capodanno, ma vi giuro, è eccezionale. Perché non è di quegli eyeliner, insomma, che vi esce un brillantino ogni morto di papa. Questo qui, insomma, è super super luminoso, super intenso. Vedete che bello? Si riesce quasi a vedere, insomma, tutti i glitter. È qualcosa di stupendo questo eyeliner qua. Io ve lo straconsiglio, è da un prezzo di 5,90 euro. Poi, come ombretti singoli, mi hanno colpito in quest'anno questi qui di Makeup Academy. In questo caso vi faccio vedere il viola, ma ne ho altri. Sono super pigmentati, super resistenti, non hanno né bisogno nemmeno del primer perché scrivono dal dio e poi sono due chrome, almeno quelli che ho io hanno delle pearlescenze all'interno davvero molto belle e insomma ve li consiglio anche perché hanno un prezzo bassissimo di una sterlina. Tra l'altro, Mua dovrebbe mettere il 50%, quindi figuratevi. Pagate tipo un euro, questi qua costerebbero tipo 1,50 euro, li pagate
a metà prezzo di una sterlina, voglio dire, è super super conveniente. Poi, come non ricordare gli Sea Holiday di Essence, io li adoro, li uso un po' per tutto, li uso come ombretto vero e proprio, li uso anche come base e fanno davvero una bellissima figura, devo dire la verità, ed hanno un prezzo bassissimo. Ce l'ho in vari colori, in questo caso io ho preso il mio preferito, quello 02, e consigliatissimi. Come altri due ombretti che mi sono piaciuti, questi qua sono della Crema Luxe, questi ombretti qui, come la marca del blush, ed è il Muscadin, che è un borgogna. Perché non me lo metti a fuoco? Muscadin ed è un viola scurissimo, quasi borgogna, con tipo questo colore qui che ho, però non è questo, insomma, ma ci assomiglia abbastanza. Se riesco, vi voglio far vedere. È super scuro, però vedete, ha tutti questi riflessi blu all'interno. Sono davvero molto particolari gli ombretti di questa marca qui. E vi ripeto, fanno anche le giarrettine piccole da 1 euro e qualcosa. Infatti, vi dico la verità, quando mi finiranno, io me li ricompro in versione piccolina. Perché mi sono piaciuti, devo essere sincera. Allora, chiudiamolo bene perché sennò mi si apre e mi dispiace. Scusate i capelli che vedo dalla webcam che faccio schifo quasi. Oddio. E poi mi è piaciuto tantissimo questo qui che si chiama Plum Tree. Sempre della stessa marca e assomiglia al Club di MAC. Se riesco a prenderne un pezzettino. Vi faccio vedere quanto è bello. Vedete? È bellissimo. Però è a base rossiccia, questo, ha una base rossiccia questo qui. È davvero super pigmentato e ha davvero dei bellissimi riflessi. Quindi mi hanno colpito in positivo e meritano di stare, insomma, nei top. Poi, come matite per occhi, allora, mi è piaciuta molto la Catrice, questa qui, la Smokey Eye, nella colorazione 030 It's a Pleasure Treasure. Eccola qui. Ed è un tortora, un top con dei brillantini dorati, molto molto bellina. E questa qua. Poi, come non citare le long lasting di Essence. E mi hanno colpito in positivo queste matite super economiche della Coste. Sono le Waterproof Eye Pencil, perché non vanno via nemmeno a pagarle queste qui. E sono super pigmentate. Io ce l'ho in verde e in oro. Le ho pagate pochissimo, tipo 2 euro, e sono super scriventi. Vedete, è molto molto bella. Molto molto belle. Oh, le matite Crazy che meritano davvero. Oh, quella che adoro in assoluto è questa qui rossa per le labbra, ma so anche quelle lì per gli occhi. Ho messo questa qui perché la sto utilizzando tantissimo e mi fa durare a lungo il rossetto o tinta per labbra, quindi è la mia preferita in assoluto, ma anche quelle per gli occhi sono davvero molto buone. Queste qui le potete trovare da Acquestapone. E ovviamente le mie due matite della MAC, questa qui color carne e questa qui che è la prunella, questa qui prugna che ho messo nella rima interna dell'occhio ed è davvero molto bella. Scusatevi.
Poi, come prodotti labbra, faccio vedere quali mi hanno colpito. Ne sono diversi. Allora, mi è piaciuto moltissimo questo gloss della Flormar che mi ha portato mia cognata da Barcellona, che è il Super Shine Lip Gloss Miracle Colors. E dal video vi può sembrare un tortora, un borgogna con una punta di rosso all'interno, ma in realtà è un rosso ricco di glitter di tutti i colori, cioè è davvero molto bello e duraturo. Infatti anche una volta che va via il lip gloss vi lascia le labbra comunque colorate di quel rosso, davvero davvero buono. Poi io lo adoro ed è il Lip Lurex Lip Gloss della Friezo. Mi piace moltissimo perché cura anche le labbra screpolate, quindi se non volete essere carine e non, insomma, fate un trucco, avete queste labbra screpolate ma non volete mettere il burro cacao perché magari dove avete una serata, avete una festa, avete quello che volete, questo lucida labbra qui vi cura anche le labbra spaccate e non fa notare niente, nel senso, una volta messo è come se le labbra screpolate si assorbono il prodotto e si idratano le labbra e vi ritornano lisce come una volta. Io ve l'ho detto anche nei promossi, non so che cos'ha questo lip gloss, ma è ottimo. Tra l'altro è un color nude, quindi voi lo potete abbinare con qualsiasi tipo di trucco, e se avete problemi di labbra screpolate questi qui ve lo risolve. Non so che cos'ha, ma è ottimo ed è la colorazione 05 della Friezo. Questi sono prodotti che potete trovare in farmacia, oppure vi ripeto, c'è in palio una box di dicembre, chi sarà la fortunata avrà la possibilità di provare questo prodotto perché è super. Un altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo è questo lip gloss della Splash Cosmetics che ho acquistato al Cosmoprof, in colore nude, molto molto resistente, super duraturo, non appiccica ed è un nude molto molto bello che vira un poco più sul rosa che sul marroncino ed ha un buonissimo odore di menta, molto molto buono. E poi come prodotti super promossi ci sono i rossetti matte della Mediterranea. Io ho provato svariati rossetti. Allora, questo qui è il rosa. Poi c'ho il rosso e il nudo. Tre colori meravigliosi. Questo è il rosso, che è il rossetto rosso più duraturo che ho in assoluto. E il nudo, questi rossetti qui mi durano una vita e non hanno bisogno di ritocchi, sono lì, mobili, idratano molto le labbra, sono confortevoli, non appiccicano, sono un qualcosa di favoloso. Io ve li straconsiglio, sono davvero tre prodotti top per me, e ce ne ho di rossetti, ma come questi non hanno paragoni con nessun altro rossetto che ho, neanche con quello della Make Up For Ever che ho buttato lì dentro perché non lo uso, perché è davvero pessimo. Questi qui sono ottimi, davvero. Allora, un altro accessorio che merita una nota è questa spugnettina della Born Pretty Store. Infatti ne ho acquistate altre due dal loro sito internet e ho speso pochissimo utilizzando il mio codice sconto. Devo aspettare le altre, non fate caso a questa qui che è super zozza, la devo lavare, ma mi ci sono trovata bene e meritano davvero. Adesso passiamo alle palette, ma prima vi volevo far vedere il top di le ciglia finte per me, che sono queste qui delle Lure. Queste sono quelle di Katy Perry, Cool Kitty. Avevo anche quelle lì gialle, però si sono fatte troppo brutte e le ho dovute buttare. Le ho tenute quanto più potevo perché amavo quelle ciglia finte, erano meravigliose. Anche queste sono belle, però sono più drammatiche. Sono più per una serata, insomma, particolare. Invece quelle lì gialle potevi metterle tranquillamente tutti i giorni, non si notavano. Erano molto naturali, molto belle e super confortevoli, anche queste qui devo dire la verità, però insomma
Quelle lì le sfruttavo un po' di più, queste qui me le conservo per qualche serata particolare, perché sono davvero molto molto drammatiche. L'effetto più o meno è come ce l'ha Katy Perry in questa foto. Poi, ultimi prodotti. Allora, ovviamente la Naked 2 non mi soffermo più di tanto, perché insomma io l'ho ricevuta il giorno del mio compleanno, quindi l'ho utilizzata quanto più posso. È una palette ottima, non ho niente da dire, e insomma merita di essere la mia top per il 2012. Poi, adoro questa palette qui della The Balm, l'ho utilizzata tanto, merita davvero, ha dei colori stupendi, si può creare qualsiasi tipo di look, sia dal più naturale al più strong, con questi colori scuri che potete vedere. Merita davvero, ha due prodotti, un illuminante favoloso e un blush. L'unica pecca di questa palette sono i lip gloss, ma nessuno è perfetto. Cioè, vale il prezzo che quanto ho speso, insomma, vabbè che me l'ha regalata il mio fidanzato, però insomma vale il prezzo che ha, sinceramente, è davvero molto buona di qualità, gli ombretti sono di ottima qualità, ve la straconsiglio davvero, e poi è davvero molto carino il packaging, vabbè tutti i packaging della The Balm sono carini, però questo qui mi è piaciuto particolarmente. Poi ho adorato in quest'anno la Au Naturel di Sleek. Io vabbè, ho un amore spassionato, cioè per le palette Sleek le amo con tutta me stessa perché sono favolose. Questa qui in particolare l'ho strautilizzata, come potete vedere, perché non avevo insomma ancora la Naked. Ho acquistato questa qui ed è un'ottima sostituta, ma è anche un'ottima palette di colori nudi, davvero. Mi ci sono trovata bene. Questa qui è la Au Naturel Palette, la 600, 601. Io adoro le palette della Sleek, non mi deludono mai, davvero, sono fenomenali, non ho altro da dire, davvero. Un'altra palette che mi è piaciuta tanto è questa qui in edizione limitata, la Shangri-La, la Respect Palette. Mi è piaciuta moltissimo perché, allora, da una parte ha questi colori super accesi, vi faccio vedere, ecco, è caduto tutto, ha questi colori super accesi come potete vedere, questo rosa arancione che tra l'altro li potete utilizzare anche come blush, secondo me sono ottimi, e poi ha questi colori nude molto molto belli. Secondo me è una palette molto particolare da avere, è molto molto bella, super scrivente. Ho utilizzato questo arancione ed è bellissimo sull'occhio, questo qui il rosso, questo James Brown, me lo ricordo, e questo panna qui è davvero bellissima questa palette. E anche il pennellino è valido perché, come potete vedere, ho utilizzato anche il pennellino. Sono molto molto bene. All'interno di questa palette sono presenti sia colori nude, cioè sia colori nude matte che colori shimmerosi, quindi è completa davvero. Mi è piaciuta tanto, l'unica pecca magari che non la potete trovare perché è in edizione limitata, però sul sito della Sleek, se non sbaglio, la vendono ancora, e anche Madame Cosmetics mi è arrivata l'email l'altro giorno, gli sono arrivate queste palettine qui. Quindi ve la straconsiglio. La rispetta a me. E poi ovviamente dopo tanta attesa mi è arrivata la Sparkle 2 della Sleek. Di questa palette mi sono innamorata appena ho visto le prime fotografie, i primi swatch, ho visto il video di Malou, e quando ha fatto vedere insomma il trucco realizzato con questa palette io sono rimasta a bocca aperta. La Sparkle 2, come potete vedere, ha sempre l'edizione limitata, ha sempre questa cosa impressa ai lati della palette. E io insomma, ragazze, mi sono innamorata appena ho visto questa palette perché è un qualcosa di meraviglioso. Guardate qua, è qualcosa di stupendo, meraviglioso.
Il trucco che ho l'ho realizzata con questa, l'ho realizzato con questa palette qui ed ho utilizzato, vi dico subito, Chocolate Penny, che è questo bronzo. Questo bronzo qui poi ho utilizzato Festive e Illusion nell'angolo esterno dell'occhio, che è questo prugna scurissimo. E poi per, insomma, fare una sfumatura graduale ho utilizzato Gold Ribbon qui sopra per sfumare un pochettino e poi ho utilizzato Foxy della Naked per illuminare l'arcata sovraziare. Comunque, ragazze, io amo questa palette, è stupenda, ha dei colori favolosi. Non l'ho utilizzata tanto perché mi è arrivata ieri. È un regalo di Natale di una mia amica, questo qui. Grazie, so che mi guarda. E ho aspettato abbastanza perché la Slick ha avuto problemi, non so per quale motivo, per via delle feste, eccetera, eccetera. Quindi non l'ho potuto utilizzare molto. Ci tenevo a inserirla in questo video perché è stata amore a prima vista e per quanto riguarda la qualità delle palette Slick non si discute perché sono super scriventi, hanno una qualità ottima, hanno svariati finish perché all'interno di quella palette lì non ci sono solo finish glitterosi, ma non troppo perché sull'occhio non si notano proprio. Infatti, Illusion, quel viola scuro, aveva i glitter, ma come potete vedere non si notano per nulla. E ha sì, insomma, finish con questi glitterini qui, un po' più grossi che perlati. È davvero bella, vedete che bei colori che ha. E insomma, ragazze, se avete la possibilità di trovarla da qualche parte, in qualche Sephora, su qualche sito, io ve la straconsiglio. Ha un prezzo di 9,90 euro, quindi 10 euro per 12 ombretti sono ben spesi e sono degli ombretti favolosi. E niente ragazze, allora i top del 2012 sono finiti. Ho voluto inserire soltanto prodotti di make-up perché, per quanto riguarda la skincare, non uso molti prodotti, sono sempre gli stessi, quindi non aveva senso. E niente, io vi mando un forte bacio. Già ho parlato abbastanza. Ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Vi lascio nell'info box il video di Ginevra e di Eleonora. Un bacio, ragazze, ciao!